Buonasera, adesso che vi siete tutti accomodati, tra qualche minuto cominciamo. Il concerto dei Trammamuro di questa sera è dedicato alle donne cancellate del San Martino, esposte in quanto donne al pregiudizio, alla falsa scienza, alla dipendenza economica, sulla base di ideologie che si proiettano sinistramente sul nostro tempo. Come tutte le istituzioni totali, il manicomio era fondato sull'operazione di classificare, cioè sulla pretesa di mettere in ordine le vite e le storie dentro una categoria arbitraria per separare la normalità dalla deviazione, alimentando il germe della separazione di gente all'altra, di un popolo dall'altro. Vogliamo ridire nel linguaggio della pittura e della musica che la parola normalità è maledettamente ambigua e che il classificare è un'operazione maledettamente rischiosa. La scena che vedrete è una sequenza di mirabili tentativi dei grandi maestri di comprendere il volto e l'anima di una donna dentro un quadro e uno stile. Nessuna di voi, donne, è compiutamente qualcuna di queste, anche se lo è un po'. Ogni donna è molte donne, è impossibile dipingere una donna. Suora o sposa di chi?
Non mi piaceva per niente la legge, sciogliere le trecce invece sì. Il vestito struccito, il mio fiocco è sciupato e quel ricciolino che a posto non sta. Il mio portamento non è mai piaciuto, ma detto a guarire domani si va. Guardare le stelle, ore ed ore col naso in su. A me piaceva, ma ora le sbaglio, tante nel cielo, in strisce di blu. A me piaceva vestito così, maniche larghe di libertà. A me piaceva, ma questa camicia stringe sul cuore senza pietà. Non mi piaceva per niente la legge, ma ora lo taccio per sempre mai più. Non mi piaceva per niente la legge, ma ora non posso, non devo qua giù. Lui mi guardava e diceva, sei matta, dentro quegli occhi graffiati di blu. Ora che sono un bianco fardello e che mi spostano di qua e di là, non ho più modi a scansare la morte, amica sorella, portami là, là dove l'erba profuma di cielo e dove il cielo strisce con me, dove le mani si muovono leggere dentro un vestito di libertà. Thank you.
tutto la buona terra, cioè come una media blu sulla riva dei colli, ancora trema la viola e la guidiva la sera celeste come una media. Dagli occhi troppi e dal genere verso i gravidi di vertigine, quando all'improvviso noi vedevo sorgere una bianca città tormentata, una bianca città. Ai piedi dei picchi altissimi dei vulcani spenti, nel soffio torbido dell'equatore, selvaggio sul mare come una melodia. Dopo molte grida e molte ombre di un paese ignoto, il cigolio di catene e molto acceso per voi come una melodia. La città equatoriale verso l'indietro mare, andavamo, andavamo per due giorni ed ecco selvaggia la fine di un giorno che appare. La riva selvaggia, laggiù sopra, la sconfinata marina come cavalle vertiginose si scioglievano le nubi verso la prateria. Noi volgemmo fuggendo le dune che apparve all'orizzonte sul mare giallo alla foce del fiume, la nuova città come una melodia. Giù sul mare del pirata, della bianca città addormentata tra il mare giallo e le dune, tra la pampa e il Paranà. Laggiù sul mare del pirata, della bianca città addormentata tra il mare giallo e le dune, tra la pampa e il Paranà. Vogliamo vedere gli occhi tuoi.
naso breve dalla bocca larga, errante dei boschi con i capelli corti e i baffi rossicci, poeta visionario con i pantaloni tirati dalle bretelle, zingaro di Odessa che vendi stelle filanti e sai leggere il futuro sul palmo della mano, l'inclito collegio politico locale ti ha chiamato matto. La tua Sibilla ha sciolto le trecce e quel 3 agosto del 1916 ha corso a perdifiato per i campi di Panipaglia fino alla stazione. Ti tremano le gambe, non puoi tener fermo i piedi. Da bambino scappavi nei boschi, sopra Marradi, tornavi sporco, malconcio, e sfilavi a testa bassa davanti allo sguardo di Fanni. Sacco di pus, dicesti a Papini, se lo meritava. E noi uomini brevi e smarriti l'abbiamo capito tardi. Pianista di bordelli, pompiere, scemo del villaggio, operaio nella costruzione di ferrovie, matto, fabbro, viaggiatore di manicomi. Come stai? Gli disse la madre. Come uno che sta in manicomio, rispondesti. Ti appoggiavi ai muri, strisciavi fino a terra, leggevi libri fino a piangere. Il tuo più lungo giorno è stato l'ultimo, alle 11:45 del 1 marzo 1932, quando, a pochi giorni dalle dimissioni, hai deciso di restare soltanto parola scritta, canto orfico nell'inquieto mare notturno.
attaniava le idee, entrava tra le dita dei piedi. Una musica arrabbiata, antica, usciva dagli scogli delle offese. Il banchetto della miseria non è finito, ma finirà.